siamo sempre abbastanza numerosi e questo ci fa particolarmente onore perché una delle mission della Fondazione OPL che io ho l'onore di rappresentare è proprio quella di fare cultura e quindi fa veramente piacere che questo ciclo di che abbiamo fatto per il Barocco in Valle è stato partecipato. Io lascerei la parola adesso, anche questa sera c'è un incontro intervallato da tre brani dall'organista che ci ha seguito e la dottoressa Montanera che ci parlerà dell'artisti, ante artisti tra barocco e barocchetto in Valle. Prego. Allora, buonasera a tutti, una brevissima seconda introduzione per dirvi che appunto Alessandra Montanera ci parlerà del barocco e del barocchetto in generale e focalizzato sulla Valle Cervo. Lei è la prima dei relatori che affronta il tema dal punto di vista veramente storico-artistico. Chi frequenta la Valle sa che è Alessandra Montanera, che collabora anche con il Museo del Territorio di Biella. Dico solo ancora questo, all'interno delle immagini che farà vedere e che commenterà ci sono già delle immagini e fotografie che troverete o trovate già all'interno del portale del centro di documentazione della Valle del Cervo La Bursch nella sezione dedicata a Barocchi in Valle. Appunto vi invito a visitare il nostro portale portalino che è all'indirizzo altavallecervocentrodoc.it dove appunto troverete già la mappa tematica con alcune di queste immagini che andremo a incrementare nei prossimi giorni. Ringrazio anche il maestro Sebastiano Domina che ci accompagnerà e buona serata, grazie. Chiamerei Sebastiano all'illustrazione delle musiche. Buonasera, chiedo scusa, io sono uno che solitamente a parlare col pubblico ho sempre un po' di imbarazzo, non sono così spontaneo, però niente, questa sera avrei piacere di presentare dei brani che solitamente quando qui da noi non si ha l'occasione di sentire. E parlo di un repertorio che ingiustamente non viene quasi neanche menzionato neanche nei corsi accademici, nei corsi di storia della musica e tantomeno viene eseguito in sede di concerto. E parlo degli autori di epoca barocca di scuola spagnola. E la Spagna è una nazione dove la scuola organaria ha avuto un decorso tutto suo che ha anche ispirato l'organaria nostra dell'epoca molto più di quanto non avesse fatto la Francia che sta qui dietro e proprio per tipologia di costruzione di strumenti. Gli strumenti spagnoli sono specialmente quelli della Spagna del Sud sono sullo stile di quello che era diventato poi il nostro organo nel periodo romantico. Praticamente ha quasi esclusivamente una tastiera sola, una pedaliera di un'ottava e soprattutto la tastiera divisa in due, dove per ogni famiglia di ripieno era divisa tra bassi e soprani. Questo consentiva di avere degli effetti come se l'organo fosse più grosso di quello che in realtà non fosse. E proprio per questa particolarità di avere magari dei registri di estensione più acuta al basso e più grave alla parte quella che dovrebbe essere riservata agli acuti. E poi una cosa caratteristica anche quella degli organi spagnoli è quello delle trombine orizzontali. Cioè se uno gira nelle chiese di là ha modo di vedere questi strumenti con delle canne messe orizzontalmente. Queste canne qui solitamente sono appunto delle alce che suonano in maniera molto diretta con la platea. E il discorso
50 mm, come tutti gli altri strumenti, e come anche ancora il ripieno di questo strumento sembra avvicinare su quelle persone lì. E la caratteristica era che però si aveva una percezione molto stereofonica, diciamo un effetto stereofonico, perché la cosa interessante è che i numeri pari e dispari vengono alternati rispettivamente a destra e a sinistra, di modo che quando uno mette contro lo strumento ha questo effetto stereofonico dove sente questi suoni che escono. Stasera io vi presenterei di Jiménez, non so se si pronuncia correttamente, arrivo lo spagnolo, non sono una battaglia. Le battaglie erano forme musicali dove praticamente i vari frammenti, i vari temi venivano a duellare tra di loro. E addirittura là si eseguiva fra due organisti, c'erano due organi, uno di rispetto all'altro, dove i due organisti si sfidavano proprio in queste battaglie, alternando questi dei quali lo facevano uno strumento solo. E purtroppo, ecco, io le faccio presente e colgo l'occasione per lanciare la pietra, siamo così in raccolta fondi per rimettere a posto questo strumento, che è un ramasco del 1852, che come di prassi cent'anni dopo fu restaurato malamente, e non adesso non voglio entrare nei meriti delle manchevolezze, furono comunque eliminati dei registri caratteristici, tra cui tutte le alce, che sarebbero proprio quelle belle da sentire in questo tipo di repertorio, che però non ci sono più perché, come si faceva all'epoca, venivano eliminate e sostituite con delle viole, a volte anche di cattiva fattura, però in base a quello che era i dettami della riforma siciliana. E quindi per impiego liturgico più delle volte questi strumenti vennero proprio rovinati, cosa che adesso grazie alle sovrintendenze non si effettuano più questi tipi di restauro, ma si cerca di ripristinare quelle che erano le peculiarità caratteristiche degli strumenti. Poi eseguirò ancora tre passacaglie sulle forme di danza antica variate su un basso ostinato di Juan Cavanilles. Cavanilles era chiamato anche il Bach di Spagna, proprio per le sue caratteristiche. Quello che vedo di questi pezzi è la vivacità che hanno del discorso musicale, non rientrare nel discorso tecnico di come vengono preparate le dissonanze, che per l'epoca comunque erano molto inusuali e molto all'avanguardia rispetto a quello che facevano i loro coetanei di teleeuropei. E quindi è una cosa molto, molto graziosa. Poi a metà serata farò un Noël di Dakin. Noël è un'altra forma invece francese. Dei francesi dell'epoca purtroppo si sono perdute tanto materiale, tanta musica, perché si usava in Francia molto nel periodo barocco molto di più improvvisare che non scrivere per mandare in pezzi, cosa che invece non accadeva in Germania, che veniva scritto tutto il materiale praticamente. E questa è una forma improvvisativa, in forma di variazioni, sopra un tema iniziale che viene esposto, un tema natalizio, una melodia natalizia. E bene, iniziamo con gli spagnoli. Piuttosto che è tanto alto, ovviamente penso anche ai pittori spagnoli.
che abbiamo citato anche la musica spagnola. È letteratura il barocco, è appunto musica e a breve la sentiremo. Come ovviamente avete probabilmente già frequentato gli altri appuntamenti, questa rassegna si inserisce in qualcosa che sta accadendo, che è accaduto in Piemonte. Oggi a Venaria è ancora aperta questa grande mostra, la più grande mostra sul barocco, che racconta quindi la grande storia del barocco. Oggi invece noi prenderemo un po' la lente di ingrandimento e andremo a cercare quella piccola storia che racconta queste nostre tante identità culturali del nostro storiche e culturali del nostro paese. Il barocco in Piemonte è stato studiato fin dall'inizio del Novecento, è un tema che ha appassionato gli storici. Penso a una mostra nel 1937, a una grande mostra nel 1963 che mi ha tirato un po' le fila proprio partendo da questi pioneristici studi degli anni della fine degli anni 30, che sono rimasti tuttavia senza catalogo. In particolare nella mostra del 63 qualcosa è anche partito dall'alta valle del Cervo per essere appunto messo in mostra, quella piccola storia che si inseriva in un contesto più ampio. Quello che io oggi vorrei fare in questo appuntamento, in cui appunto ringrazio per essere stata chiamata a partecipare a questa bella rassegna, è proseguire un po' questa sfida che si può ancora visitare a Venaria Reale, perché il titolo della mostra torinese è Sfida al Barocco, e un po' l'abbiamo vissuta anche noi come sfida, in particolare chi ha creato il Centro Studi Alta Valle del Cervo, chi ha voluto comunque portare questa la risonanza di questo evento regionale così importante, che è frutto di anni di studi di universitari e coordinati da professori universitari finanziati dalla Compagnia di San Paolo, una sfida che appunto di cui sentiamo anche noi l'eco in questo momento. È una sfida che è appena iniziata, guardo Danilo Craveria che il Centro Studi sta lavorando per implementare questi barocchi in valle, e questo bel titolo, barocchi, perché effettivamente sono tanti, tanti punti di vista, tanti attori che sono nati in valle, che hanno partecipato a questo momento così importante, ma altri invece che sono magari partiti dalla valle, hanno visto e vissuto altre esperienze e le hanno portate in valle. Quindi torniamo a quel un dibattito importante su qual è il ruolo tra il centro e la periferia. Non sempre la periferia, e l'Alta Valle del Cervo, lo vedremo, rimane indietro rispetto al centro. Spesso anche la periferia, come quest'area apparentemente periferica, risponde alle novità e alle novità si adegua. Lo vedremo anche seguendo un po' cronologicamente quello e dopo questa breve introduzione appunto lascerei ascoltiamo l'intervento del maestro.
ovviamente siamo di fronte a un grande barocco, perché siamo all'interno della cappella Bernardo e Bernini, siamo a Roma, siamo a Santa Maria della Vittoria. Questo per dire che il barocco oggi ancora oggi ha questa, questa sfumatura un po' negativa, che si è trascinata soprattutto, o meglio, è nata con una sfumatura negativa, poi si è l'accezione negativa si è perduta, ma oggi ancora nella quotidianità, quando si dice barocco, si indica un qualcosa di ricco nell'associazione positiva, di pesante forse nella sua accezione più negativa. Ma qui c'è tutto, è davvero una fusione di tutte le arti. E allora abbiamo appena sentito la musica, che è una delle tante arti, e dobbiamo immaginare questo luogo di scultura, di luce, appunto animato anche durante le funzioni dalla musica, quando tutto davvero prendeva vita in una opera d'arte totale, si potrebbe dire. Invece torniamo a noi e torniamo in questo luogo, nell'alta Valle del Cervo, di cui parleremo, che io non sono andata più giù di Campiglia, ma partiamo appunto da questo luogo. Questo luogo porta una data sul frontone del portale d'ingresso, che è 1605, che è la data in cui è fissata come prima fase della costruzione di questo luogo. Il 6 e il 700 sono due secoli in cui si costruisce l'impronta storica, architettonica, artistica in questo caso, di tutta l'alta valle del Cervo, anche perché ci sono degli accadimenti storici importanti che voglio brevemente ricordare. Intanto, guardando appena oltre, contestualizzando l'alta valle del Cervo nel Biellese, un accadimento di primo 600, 1619, viene istituita la provincia di Biella, ovvero Biella, Carlo Emanuele I sancisce l'indipendenza da Vercelli, e quindi un primo passo appunto per una propria storia che culminerà poi nella fondazione, nell'ottenimento della fondazione della diocesi di Biella nel 1772. Se invece torniamo in valle, con Vittorio Amedeo II nel 1694, invece abbiamo, viene sancita l'alta valle come entità amministrativa autonoma, cioè si stacca dal marchesato di appunto di Antuno, e si crea in quel momento un unico comune. Poco tempo dopo, siamo all'inizio del Settecento, questo unico comune comunque si dividerà in altri quattro comuni. Sono momenti importanti perché si costruiscono appunto ogni si ampliano oratori e piccole chiese che erano preesistenti, ma questa storia è una storia di un percorso verso una indipendenza anche delle piccole comunità che vivono nella valle. Certo, Campiglia Cervo, che nasce già come parrocchia nel 1500, avrà poi, non sarà l'unica di riferimento. Da lì si costituiranno diversi oratori che diventeranno poi anche vere e proprie chiese parrocchiali. Ricordo che il parroco di Campiglia Cervo era anche il rettore di questo luogo. Questo luogo che, così come oggi noi lo vediamo nella sua struttura barocca. Vi ho parlato della data
diversi anni e interesserà soprattutto la parte alle mie spalle, questo grande presbiterio, e la parte della sacrestia. E chi arriva? Non, come vi dicevo, ci sono partenze, ci sono ritorni, ma ci sono anche arrivi su questo territorio. In questo luogo, e non dimentichiamo anche i lavori che più o meno negli stessi anni vengono realizzati, in un altro santuario importante per il Biellese, il Santuario d'Europa, che in quel momento era stato scelto, c'erano imponenti modifiche che si stavano attuando per interesse e finanziamento della casa di Savoia. E guardate caso, arriva proprio un architetto che aveva lavorato a fianco di Juvara, che è Bernardo Vittone. Un architetto che aveva già lavorato in Piemonte, aveva lasciato importanti edifici religiosi, alcuni anche civili, ma soprattutto nell'edilizia religiosa. E che cosa vediamo? Vediamo una chiesa, appunto chi entra, io non so nulla di questa chiesa, non so che dire che è una chiesa assolutamente settecentesca, a navata unica e quattro, appunto, scandita da quattro cappelle laterali e un grande altare. Un altare con queste colonne tortili che ovviamente non possono essere che uno dei segni del barocco che è passato. In valle. Ci sono diverse opere, alcune anche conservate in sacrestia, ora ve le mostrerò, ma forse è anche più facile poi muoversi liberamente e osservarle. E c'è un personaggio importante che arriva un po' ai limiti di quel barocco che abbiamo dovuto tracciare, ma che è un personaggio che nasce vicino, siamo nel 1690, troverà i natali nella frazione di Biondini, e che è Giovanni Antonio Cucchi, l'autore di quella tela che è stata collocata nella cappella di Santa Elisabetta, che raffigura in verità lo sposalizio di Santa Caterina. Giovanni Antonio Cucchi è un punto, uno di quelle partenze e di quei ritorni di cui vi parlavo. Giovanni Antonio Cucchi ha avuto una storiografia, una fortuna critica un po' particolare. Il primo storico dell'arte italiano, che fu l'abate Luigi Lanzi alla fine del Settecento, ne parla nella sua storia pittorica dell'Italia e dice: si distinse se non per lo spirito, per la diligenza. Un altro storico invece locale, Luca Villa, che fu il primo invece storico dell'arte biellese, pubblicando all'inizio del Novecento l'arte nel biellese, parlò di lui dicendo che le sue opere denotavano un po' di povertà e di invenzione, insomma non erano proprio dei critici che lo apprezzavano. Veniamo nel Novecento, Sanna Pastaglia, che fu una studiosa che studiò anche i Galliani di Andorno, ne parla che come di un artista che ebbe una spropositata fortuna. Certo, se guardiamo le opere che ha lasciato su questo, sul nostro territorio, quindi in quest'area, sono opere che non sono opere innovative come le opere che lui fece invece in Lombardia. Si trovò ad esempio a lavorare a fianco del Tiepolo, nel Palazzo Casati Pugnani di Milano, e un po' come i Galliani, non a caso, altra stirpe di artisti che partono proprio dalla valle del Cervo, Andorno, e vanno a lavorare appunto altrove, trovando una buona fortuna. Furono dei scenografi, furono dei frescati,
luoghi più centrali dove si elaboravano appunto le prime, in questo caso, decorazioni rococò. E quindi anche guardando ciò che potrete vedere poi nella cappella là in fondo dal vivo, rimane sempre un po' legato a queste figure un po' monumentali, legate con che riportano anche spesso le medesime fisionomie, queste figure anche prese di sbieco, vediamo in primo piano. E questa formula, questa struttura della tela, un po' come dire, della composizione un po' piramidale, quindi un po' arcaica. Ma l'abbiamo visto in volto questo Giovanni Antonio Pucci, lo vediamo qui perché fu membro dell'Accademia Ambrosiana di Milano. Questo è uno dei, appunto, è il ritratto che rimane a testimoniare questo suo incarico così importante. E non dimenticherà quello che è stato il suo luogo di origine e andrà a la tela dell'altare dell'oratorio di San Mauro di Iomini, appunto, è questa Madonna con San Mauro e San Giovanni Battista. Che ancora oggi si conserva appunto per il luogo per cui è stato realizzato e destinato. Siamo come datazioni agli anni 30 del Settecento. Nell'oratorio di Iomini si conservavano, parlo al passato, perché altre opere di Giovanni Antonio. E ve ne mostro due in particolare. Fermiamoci di fronte a questo San Giuseppe in Gloria. Quello che vi ho mostrato prima invece era una Rebecca al Pozzo. Sono due bozzetti, non si conoscono poi le opere finite, che si sono conservati per molti anni nell'oratorio, in loco. I frazionisti avevano poi deciso di perché sappiamo che anche la valle anche la valle ha avuto diversi furti di oggetti all'interno dei propri oratori e delle chiese, ha deciso appunto di metterli al sicuro in un cavo di una banca, se non poi che oggi invece questi due bozzetti in particolare sono visibili, sono esposti al Museo del Territorio Bellezze, proprio perché i frazionisti hanno voluto condividere questo patrimonio e appunto non donarlo, ma depositarlo temporaneamente in un luogo pubblico perché tutti potessero prenderne visione. E in questo caso il Museo del Territorio Biellese ha aggiunto un tassello di arte locale che invece altrimenti non era rappresentato. Ho parlato di un'altra famiglia importante che ha lavorato all'interno, anzi che è stata originaria della Valle del Cervo, che ha avuto una grande fortuna come scenografi e di cui ritroviamo il passaggio anche in questa chiesa, non a caso. Io credo, come vi dicevo prima, questo è una sorta di mappatura, di itinerario artistico che condivido con voi, così come il Centro Studi ha già condiviso con me alcune ricerche che sono state fatte, come ad esempio una primissima mappatura di tutto ciò che c'è in valle, anche nelle più piccole frazioni. Ma io credo che quello che possa essere interessante come tema da esplorare di più sia questa, non credo che sia una coincidenza che sia Giovanni Antonio Pucci che i Gagliari, insomma, siano partiti verso la Lombardia, siano ritornati,
si dice che sia stata dipinta da Bernardino Gagliari, forse pesantemente ridipinta e quindi l'autografia non è stata più confermata. Lo dico perché spesso si parla di ricerche, di studi, ma la partenza, la base di questi studi, anche delle indagini del centro di documentazione, sono legati agli studi che a partire dagli anni 60 ha fatto con Delmo Lebole. Non so se conoscete i suoi volumi, i suoi voluminosi volumi, ma da lì si parte. La verità ancora negli archivi che si sono conservati, si vanno a cercare le prove di ciò che è stato riportato, ma la prima base effettivamente è sempre Don Lebole. E Don Lebole appunto metteva questo appunto sul fatto che o era stata sostituita completamente o forse semplicemente ridipinta una tela che magari nella zona dell'abside, sempre la zona più delle chiese, poteva essersi corrotta decisamente. Ancora, e così apro un altro capitolo che poi andremo ad affrontare dopo il secondo intermezzo musicale, sono le ancore scolpite. Chi le scolpiva? Mentre sulla pittura, sull'architettura possiamo contare appunto maestranze che arrivano anche da fuori dal territorio, sulla scultura sono poi delle artisti locali che lavorano direi quasi a tappeto su tutte le chiese e gli oratori dell'Alta Valle. In questo caso vediamo, siamo passati in sacrestia e vediamo un'ancona scolpita, quindi soltanto la parte della cornice, non parlo della tela poi successivamente collocata al centro, da appunto scolpita da Carlo Gaspar Serpentiero. E su questo nome io chiuderei questa prima parte e passerei al maestro di nuovo, mi viene da dire la parola in verità. Thank you.
vasto abitato e a quel punto, a partire dagli inizi del Seicento, comunque nascono sul territorio altri oratori. Nel 1631, tra l'altro, arriverà la peste anche in valle. Non le vuole citavo un documento legato proprio a questa data, trovata in un libro dei morti, come il tempo del contagio nella valle. E a quel punto nascono anche degli oratori dedicati a San Rocco, come per esempio quello di Bottego. Campiglia, la chiesa di Campiglia, che ha gioiello della pittura cinquecentesca conservato, che è il grande politico di Bernardino Ranino, siamo fuori dalle date che stiamo analizzando, certo però è l'opera per cui la chiesa parrocchiale è luogo anche di visite. Ci sono comunque altre opere interessanti, una di queste è la Crocifissione, di Giovanni Antonio Bucchi, quindi un'opera a San Giovanni, alcune opere nell'oratorio di San Mauro, luogo di origine, e un'altra opera importante, forse la prima che arriva in alta Valle del Cervo di questo artista, appunto nella chiesa di Campiglia. Questa è la cappella di Sant'Antonio. Alla vostra destra vedete si intravede anzi un'opera appunto esposta entrando quindi sulla destra di questa grossa cappella. Questa è un'opera di un artista, purtroppo l'opera non è proprio ben conservata, di un artista che lavora molto nel Chiellese a Biella, in particolare proprio in città, ma che proviene dalla Valsesia. È un'opera di Anselmo Tognetti, detto La Resina. A Biella, per esempio, affresca diversi lunettoni nel presbiterio della chiesa della Trinità. Anche un uomo è conservata una grande tela di questo artista. In Valle Cervo, oltre a quest'opera, è conservato un affresco nell'oratorio di Piano. Questa è un'opera di inizio Seicento, ma è un'opera che rispetto ad altri dipinti di questo stesso artista subisce un'influenza, nel senso che è esemplare nell'iter della produzione artistica di questo artista quest'opera, perché si scuriscono improvvisamente i toni e le atmosfere, questo sfondo scuro, queste tonalità in generale più brune rispetto a quelle che forse potevo portare un esempio, siamo soliti invece a vedere legati a questa attività artistica di Allasina, che è quasi stereotipata. È il tipico artista di inizi Seicento che guarda ancora indietro a quella pittura anche vercellese che era giunta sul nostro territorio, di cui il nostro territorio si era talmente impregnato che ha fatto fatica anche negli anni 20-30 del Seicento a liberarsi di questi stilemi. Quest'opera invece, è un'opera così caravaggesca, passatemi il termine un po' troppo
lasciando mobili in sacrestia, pulpiti, candelieri, oggetti di cui si hanno ancora testimonianza, anche i documenti, perché erano opere che venivano commissionate, erano opere che venivano acquistate, talvolta anche donate dalla comunità. Questo per esempio è il grande armadio che c'è nella sacrestia di Campiglia. Questo è un pannello, questo è un particolare che appunto mostra la qualità di questi grandi mobili. Ovviamente non tutti i serpentieri erano grandi artisti, alcuni erano dei buoni falegnami anche, ma la famiglia appunto si ritrova nei registri parrocchiali al servizio appunto delle comunità per arricchire le proprie chiese e i propri oratori. Un altro nome che si ritrova forse più in bassa valle che non in alta valle è quello di Bartolomeo Tenno. Anche in questo caso siamo fronte a un'ancona scolpita. Quello che stiamo guardando in questo momento è, chiamiamola, la grande cornice in cui è stata poi inserita questa tela che appunto ritrae San Filippo Neri. Anche Bartolomeo Termine, il Termine, ma c'è un'altra famiglia anche lì a Loreggio, sono tutte famiglie di scultori ebanisti che lavorano nelle chiese. Il serpentiero era di Sagliano, non soltanto in alta valle, troviamo anche soprattutto le vie crucis scolpite, anche per esempio nella chiesa di San Biagio a Biella. E poi un altro tema, questo è una scultura seicentesca che faceva parte probabilmente della prima ancona dell'altare centrale della chiesa di Campiglia. Dicevo, prima di passare ad altri luoghi della valle, che appunto sono passata dall'architettura alla pittura appunto agli arredi, ma in verità c'è tutto poi un altro campo che in questo momento non si poteva andare a scandagliare, che è quello degli arredi liturgici, ma anche dei piviali, dei tessuti. È un vero e proprio patrimonio. Lebole aveva pubblicato, così come recentemente anche nei libri pubblicati una decina d'anni fa sulle arti figurative del Biellese, è stato dato anche riscontro alla ricchezza di tessuti e anche antichità di tessuti che si ritrovano appunto ancora oggi nelle sacrestie. E così una carrellata, perché nessuna chiesa dell'Alta Valle è esente da questi importanti arredi. Quella era la chiesa di Rial Mosso. Se entriamo, la foto non è molto bella, ma anche in questo caso troviamo il pulpito scolpito dai serpentiere, così come all'interno della chiesa di Pietrocavallo, particolarmente ricca sia per il pulpito che per questa brutta foto che appunto mostra questo altare del rosario. E poi l'aveva già fatta vedere Danilo Craveglia, all'interno di questa chiesa è conservata un'opera invece di un pittore locale che è Pietro Lace, anche perché io ho mostrato quelle che sono le opere più importanti, ma anche gli oratori comunque ancora oggi conservano degli arredi che magari erano semplicemente. E ricordando anche altre opere che sono poi giunte
Casanza, quindi troviamo un Midoreni, per esempio, troviamo un bellissimo altare in marmi policromi fatto arrivare, acquistato in una chiesa genovese, un bellissimo altare dell'Angelo Custode appunto di 600. Questo per dire che appunto le chiese e le anche le case di alcuni reliquari che vengono acquistati, o di crocifissi che esistono e vengono acquistati anche poi nel corso del tempo, anche fuori dal territorio inglese o piemontese, addirittura ci sono arrivi anche per esempio da Roma. Le chiese si arricchiscono perché sono le comunità che le fanno vivere. E quindi appunto non è raro imbattersi anche in opere, in oggetti che nulla hanno a che fare con, diciamo, questa storia, questa piccola storia da cui sono partita e che appunto ho voluto seguire, pur consapevole che mi giro sempre verso il centro studi Alta Valle del Cervo, che appunto la sfida al barocco è appena iniziata e come giusto che sia, visto che quest'anno, come sapete, è rimasta un po' in embrione per ovvie ragioni che tutti noi conosciamo, che appunto il prossimo anno porti ancora a scandagliare e a riflettere e a fare ricerche su questi temi. Grazie e lascio a voi.
nostri predecessori non si accontentavano di costruire chiese oratorie, ma facevano delle belle chiese e dei belli oratori, no? Avete visto che ricchezza a San Giovanni negli oratori, anche se era solo la minima parte, ma quante chiese, oratori, monumenti ci sono, quante opere. Ed era gente che senza dubbio non aveva la possibilità economica che abbiamo noi. Ecco, qui al santuario abbiamo le guide museali, Alberto Fogliano e Riccardo Donno, che la domenica pomeriggio con tutti, già gli anni scorsi, illustrano, fanno un po' vedere alcune cose qui del santuario, e le ringraziamo. Potrebbe essere una proposta per Alessandra Montanieri, magari anche altre, fare degli opuscoli per i visitatori che vengono, quando non ci sono le guide naturalmente. Ecco, penso di ringraziare anche a nome vostro Sebastiano Domina, organista, che già la stasera ha suonato. Poi vi invito ancora giovedì, dopo domani c'è l'ultimo incontro con Riccardo Donna, sempre alle 19 qui in chiesa, immagini di Bozzoli in Alta Valle del Cervo, dalla grotta di San Giovanni a Piloni Votivi, non c'è il 3 senza il 4, e facciamo un applauso soprattutto a Alessandra Montanieri. Grazie. Centro di documentazione Alta Valle del Cervo.
me ha detto della roba sul viso del territorio, io non gestisco giù. Mi mandi poi le foto, per piacere. Queste? Sì. Sì. Me le mandi su WhatsApp. Adesso non ho la casa, ma ho un trovato una mano di anello. Intanto la sai, la mia sì, sì. Sì, sì. Ma sì, se no ti scrivo come un messaggio. Guarda che ci viene a trovare, guarda che sei libera. Ho incontrato l'Emanuela. Le ho detto.